Giulia Terzi e Stefano Raimondi erano presenti ieri, 30 ottobre 2021, a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. I due nuotatori, fidanzati, fidanzatissimi, azzardo a dire, e coppia d'oro, protagonisti delle Olimpiadi, delle Paralimpiadi di Tokyo 2020, sono veramente super affiatati. E hanno parlato dei successi raggiunti in vasca in queste Paralimpiadi. Giulia purtroppo ha una sclerosi congenita, ma nonostante ciò si è aggiudicata ben 2 medaglie d'argento e 2 d'oro. La situazione, ha raccontato Giulia, è iniziata a peggiorare ai 9 anni di età. Ben 3 gli interventi chirurgici subiti, una sfida vinta grazie alla mia famiglia. La mia famiglia mi ha dato la forza di andare avanti, sono riuscito a parlarne col sorriso in bocca e è la vittoria più grande per me. Invece il povero Stefano Raimondi, vittima di incidente mentre si trovava alla guida del suo amato scooter, una lesione alla gamba sinistra, però nonostante ciò è riuscito a trionfare alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Lo stesso Stefano ha raccontato proprio di ricordarsi tutto di quel maledetto incidente. È andato contro un camion, o meglio contro lo scooter, no? E c'è stata questa lesione. Per fortuna c'era un soccorritore della Croce Rossa che lo ha subito aiutato e ha evitato che si verificasse in lui eventuali danno maggioritario. Ma nonostante tutto Stefano e Giulia sono rimasti umili, sono rimasti belli, perché effettivamente parlando sono due bellissimi ragazzi, una coppia meravigliosa, due meravigliosi piccioncini che comunque hanno portato ieri una ventata di freschezza in TV da una parte, ma dall'altra anche molta commozione. Infatti lo stesso Stefano Raimondi, vi ricordo che è andato in lacrime, si è commosso ricordando quei delicatissimi momenti di vita vissuta. Il video termina qua, fatemi sapere cosa ne pensate, datemi la vostra opinione. Stefano e Giulia sono due esempi di vita, ve lo posso garantire, sono due esempi di vita, sono due modelli di vita che in teoria tutti noi dovremmo seguire per capire come la fortuna che abbiamo noi tutti è quella di vivere una vita e non avere i problemi che magari questi ragazzi hanno, ma che nonostante i problemi che hanno sono riusciti letteralmente a trionfare entrambi, nessuno dei due escluso. Beh, iscrivetevi al canale Narratore Italiano, commentate, complimenti a Giulia e al bellissimo Stefano. Ciao a tutti da parte mia. PS, questo video non vuole ledere la privacy di Giulia né di Stefano, ma solo informare eventuali esseri umani, eventuali persone, di ciò che Giulia e Stefano avrebbero detto ieri, 30 ottobre 2021, a Verissimo.